Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa e Vangelo. Siamo al lunedì 18 di settembre e comincia la nostra seconda settimana di trasmissioni, spero con l'attenzione di tutti voi. Vedo come prima ad apparirmi Vittoria Polacci, che mi dà il buongiorno dai lidi meravigliosi dei Forte dei Marmi e della Versilia. La ringrazio, ciao Vittoria. È arrivata anche la mia mamma, diciamo così, che si è connessa stamattina presto. Saluto Paola Porreca, la Pongiluppi Eleuteri, che pensavo avessi finito le tonalità delle magliette, ma ci sono anche le righe, cara Pongi. Vedi, ci sono anche le righe, oggi abbiamo maglietta a righe, così la differenziazione continua, puntata per maglietta, ormai possiamo, una puntata, una maglietta. Saluto Elia Visani, Angelica Bosio, Antonella Bagno, Cinzia Gioia, Adelio Cavina, Fabio Cesari dal Mugello, Simon Pietro Carta, Gabriele Brannetti, Pietro Accinelli, Ever Geno. È una settimana importante. Ho già fatto un post alle 7 del mattino per raccontarvi perché è una settimana importante per il popolo, la famiglia, per tutti noi, anche per me personalmente, perché giovedì dovrei finalmente toccare il bambinello, diciamo, il mio nuovo libro, che dovrebbe arrivare stampato giovedì proprio in tempo per la presentazione di sabato pomeriggio, l'anteprima che faremo con Costanza Miriano alla festa di Riolo alle 15:30, quindi settimana davvero rilevante. Roberto Bruno, Donatella Lotà, Alessandra Mondelli, Roberto Gramaccia, Vincenzo Sadi, Vittorio Lodolo Doria, Luisa, insomma siamo davvero già in molti. C'è anche Piera Giacometti con Lello Melillo. Vi chiedo tanto di salutarci tutti con un arriolo, visto che l'appuntamento è per sabato, per la seconda festa nazionale del quotidiano La Croce, Arriolo Terme, appunto sabato e domenica, 7 convegni, 40 oratori, Costanza Miriano, l'arcivescovo Luigi Negri, tutto il gruppo dirigente del popolo, della famiglia, con i comizi conclusivi di domenica pomeriggio. Sfideremo la festa dell'unità di Imola, che chiude appunto nello stesso giorno, alla stessa ora, e vedremo insomma se vince Matteo Renzi o il gruppo dirigente del popolo, della famiglia. C'è anche Danilo Leonardi, sempre costretto nel nickname di Doardo Leone. Aspettiamo tutti con ansia la seconda puntata di Danilo sulla PDF TV. La prima è stata un grande successo mercoledì scorso. Saluto Silvana Scuccia, Maurizio Fortuna Lazzaro, Faustino Gogliandro, Rita Venditti. Vi chiedo un mi piace e un condividi alla diretta prima di passare alla lettura del Vangelo. Ricordatevi che purtroppo molto spesso non vengono attivate le notifiche alle nostre dirette, quindi la maniera che abbiamo per far sapere ai nostri amici che la diretta del Popolo della Famiglia TV è cominciata, ed è cominciato dunque il palinsesto della settimana, perché questa è proprio l'ora in cui comincia il palinsesto della nostra settimana. L'unico modo che abbiamo è fare la condivisione sulla nostra pagina, e come vi invito a fare il nostro coordinamento editoriale incarnato da Emanuela Pongiluppi Leuteri, oltre alla mi piace, al condividi anche l'invita, cioè l'invito ai vostri amici connessi a venire a connettersi con la nostra diretta. Dall'Australia ci scrive Andrew Clements, lì sono le 16:21. E ci dà dunque il buon pomeriggio da Down Under, come si dice, cioè dall'altra parte del mondo. Salutiamo Andrew, Gabri Panzera, Vladimiro Campello, più modestamente dal Friuli Venezia Giulia, ma sempre lontano da Roma è. Saluto Elena Perduca, Gerardo Astore. E allora, con il vostro mi piace, il vostro condividi e il vostro invita amici alla diretta di Stampa e Vangelo, andiamo ovviamente a cominciare con la lettura del Vangelo di oggi, che è il Vangelo di Luca. Siamo al settimo capitolo, l'inizio, sono i 10 primi versetti del settimo capitolo del Vangelo di Luca.
In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte queste parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo pregavano con insistenza. Egli merita che tu gli faccia questa grazia, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non stare a disturbarti, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono uomo sottoposto a un'autorità ed ho sotto di me dei soldati e dico all'uno va ed egli va». E a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù restò ammirato e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Questo è il Vangelo di oggi, una bellissima immagine, 10 versetti che ci restituiscono un episodio di straordinaria bellezza e soprattutto di straordinaria fede. La grandezza della fede di un centurione romano che non fa parte del popolo di Israele, non è del popolo eletto e dunque è diviso dalla contrapposizione persino storico-militare, diciamo così, con il popolo da cui nasce Gesù. È un centurione romano che poi crocifiggerà Gesù e ne tormenterà il corpo durante la crocifissione. E il richiamo è immediato, ma per Gesù queste distanze non esistono. Questa pagina, tra l'altro scritta in maniera così mirabile, è un affresco, è una pennellata ogni versetto, ci racconta quanta forza possa avere la fede, quanta forza possa avere la fede e quanto sia apprezzata da Gesù, che la sottolinea e la richiama dandole il premio che merita. Questo è, come sempre, un fortissimo richiamo ed evidente richiamo alla nostra necessità di avere davvero fede, davvero fede. Troppo spesso nel popolo cristiano, nel popolo cattolico, abbiamo una fede tiepida, una fede incredula, vorrei dire sinceramente, mentre invece dobbiamo rafforzarci nella fede. Questa è una bellissima pagina del Vangelo, una di quelle che apre la speranza a tutti, dice Moreno Lovat. È esattamente questa la sottolineatura che va fatta: da speranza a tutti. Lo facciamo in una pagina oggi, Stampa e Vangelo, che sarà particolarmente dura, ve lo dico subito. Una pagina che non avrei mai voluto raccontare, ma che mi ritrovo a dover raccontare, perché ancora una volta è una notizia che non è in alcun modo sottolineata dai giornali e invece dovrebbe aprirci uno spaccato davvero sulla finestra di disperazione che vivono in particolare i nostri figli. La notizia è contenuta in un piccolo tassello a pagina 25 del Corriere della Sera. Vedo che Vittoria saluta Santa Arianna, perché oggi compie l'onomastico di Arianna e noi la salutiamo. Oggi c'è una bambina che noi invece piangiamo, una bambina, 12 anni, pensate un po', 12 anni, ha registrato un audio. Sapete cosa fanno i ragazzi ormai, i ragazzini che hanno già in mano, padroneggiano gli smartphone fin dai 8, 9, 10 anni, ha messo questo audio, l'ha inviato ai suoi compagni di classe, ha messo accanto allo smartphone un pin per poter sbloccare questo messaggio, ha aperto la finestra e si è gettata di sotto. 12 anni, a Genova, è morta, è uccisa. Si è uccisa a 12 anni. La notizia, lo ripeto, la trovate in un piccolissimo tassello nascosto a pagina 25 del Corriere della Sera.
i suicidi dei giovani sono purtroppo un dato fattuale e in assoluta crescita. Pensate che l'Istat ha cominciato dal 2013 a non dare più i dati dei suicidi, perché sono in netta crescita e non vogliono spaventare. Comunque sia, il numero dei suicidi in Italia è 4.200 all'anno, fino al 2013, ultimo anno che sono stati raccolti dalle statistiche. È rarissimo che si suicidi una dodicenne, 12 anni è davvero un'età estremamente giovane, rarissima per quanto riguarda i suicidi. Questa notizia, lo ripeto, è in un angolino di pagina 25. Io ci avrei aperto il giornale, la domenica non lavoriamo, ma ci avrei aperto la croce, perché se arriviamo a questo elemento, perché è nascosta questa notizia? Perché la motivazione per cui questa bambina, perché una bambina, si è andata ad ammazzare è la separazione dei suoi genitori. Lo dice con esplicita, insomma, andando sulla rete troverete questa esplicita e chiara motivazione. 12 anni, si butta di sotto, macerata da 4 anni di dolore della propria famiglia, che sono sfociati nella separazione dei suoi genitori. Dice: era una bambina silenziosa, non ne dava a vedere, non ne parlava con nessuno, ma il suo corpo, la sua psiche, la sua anima, la sua persona, purtroppo era attraversata da questo fortissimo dolore, che l'ha portata a registrare dentro questo messaggio consegnato a questo oggetto totem che è lo smartphone la frase: la vita fa schifo. E attraverso questo passaggio di negazione della vita, esplicitato con un messaggio vocale via WhatsApp, ha poi praticato la conseguenza inevitabile e si è gettata dalla finestra. Ora, ho parametrato questa storia con un'altra storia che oggi colpisce moltissimo. Vedo che dicono alcuni amici che non fanno condividere la diretta. Allora, se non ve la fanno condividere, fate invita amici, poi cercate, se potete, di trovare il link della diretta e postate il link sul vostro profilo come fosse un link di un qualsiasi altro articolo. Mettetelo e questo produrrà la visione della diretta stessa. Comunque, fondamentalmente, mi piace per attivare gli algoritmi di Facebook, e condividi o invita amici per cercare di portare le persone a seguire quello che stiamo dicendo, quello che dice per esempio Danilo Leonardi: la separazione, il divorzio, quanta sofferenza per i nostri piccoli, ignorata da una cultura egoista e indifferente. E sia io che Danilo conosciamo personalmente le conseguenze drammatiche derivanti dalle famiglie distrutte. Siamo gente con queste ferite addosso, sia io che Danilo Leonardi, e dunque possiamo raccontare davvero ciò che tutto questo comporta. L'attacco alla famiglia è un attacco talmente violento alle basi della nostra società che sta scuotendo l'albero complessivo della nostra società fino a far perire purtroppo persino le bambine di 12 anni per suicidio. Racconto questo fatto. Io ho la doppia ferita, perché anche sul suicidio purtroppo la mia esperienza familiare racconta la stessa condizione di una ragazza giovane, che era mia sorella, che ha fatto la stessa scelta, tra l'altro con la stessa modalità, gettandosi nel vuoto. Ora, questi elementi dunque li conosco attraverso l'esperienza personale, ma non voglio fare qui il racconto delle esperienze personali. Quello che mi interessa capire è: i media che soffocano la notizia, non c'è su moltissimi giornali, ci sono 15 righe in un piccolo tassello a pagina 25 del Corriere della Sera. Il piccolo tassello della pagina 25 del Corriere della Sera non vi racconta le motivazioni del suicidio di questa bambina a Genova, ve le dovete andare a ritrovare su internet, dove troverete chiaramente l'espressione: era devastata dalla separazione dei suoi genitori. Ho messo in parallelo questa vicenda con la storia di un bambino di 15 anni, arrivato in Europa da lontanissimo, dall'Iraq, un profugo iracheno.
orfano, quindi privo dei suoi genitori, che è stato accolto da un'anziana coppia londinese che lo ha cresciuto negli ultimi anni, lo ha accolto, è una coppia cristiana che ne ha rispettato la fede, perché lui iracheno era di provenienza dunque islamica, l'ha accolto con affetto, questi due genitori sono raccontati, due genitori, questi due affidatari sono raccontati dal Corriere della Sera come persone splendide, cristiane, che volevano fare solo il bene. Questo bambino di 15 anni cresce, diventa un ragazzo di 18 e questo ragazzo va a accendere la bomba nella metropolitana londinese, che fa qualche giorno fa 29 feriti solo per caso, perché altrimenti avrebbe fatto 600 morti se la bomba si fosse innescata nell'ora di punta, nella maniera più deflagrante, invece fa solo una fiammata che causa 29 feriti. Fugge, cerca di fuggire, viene fermato alle scogliere di Dover e arrestato, 18 anni, attentato rivendicato dall'ISIS. Si scopre poi con una rete di complici, il cui più anziano, arrestato anch'egli, ha 21 anni. D'accordo? Allora cerchiamo bene di capire queste dinamiche. Una bambina di 12 anni, devastata dalla frattura della famiglia, si suicida. Un ragazzino di 15, devastato da guerra, perdita dei propri genitori, viaggio tragico dall'Europa, dall'Iraq, sua terra di origine, fino all'Europa, arriva da noi. Viene accolto cristianamente, nella maniera più, diciamo così, benevola possibile, senza alcun problema di scarsa integrazione. No, viene totalmente accolto, rispettato nella sua fede religiosa, pur essendo cristiani i due che lo accolgono, l'anziana coppia che lo accoglie. La risposta è venirci ad accendere una bomba nella metropolitana. Allora, io vorrei che fosse chiaro che se noi continuiamo ad allevare i nostri figli in una dimensione di devastazione e deserto valoriale, in cui la famiglia la uccidiamo, il sistema valoriale lo tritiamo completamente. Pippo Imbesi cita un'altra pagina che oggi è importante dei giornali, cioè la Corte Suprema che deve decidere su un pasticcere che si è rifiutato, in ragione della propria fede, di fare una torta per un matrimonio gay. Allora noi i nostri valori li buttiamo tutti e completamente al cesso, facciamo vittime di questi valori triturati i nostri figli, perché inevitabilmente diventano fuscelli al vento. La famiglia la devastiamo, la cultura della devastazione della famiglia, le politiche antifamiliari, ricordiamoci questo maledetto divorzio breve varato dal Parlamento di questa legislatura in Italia. Banalizziamo l'istituto del matrimonio, consegniamo i bambini a essere considerati pacchi postali da portare da qua di là, o addirittura di essere acquistati tramite l'utero in affitto. Facciamo tutto questo e mandiamo alla distruzione valoriale e di capacità di conflitto, anche di capacità di argomentare le proprie ragioni forti, un'intera generazione, ormai più generazioni di nostri giovani, che non solo non sanno combattere, ma in alcuni casi non riescono neanche a vivere, com'è esemplificativa questa vicenda tragica di Genova. Dall'altra parte avanza una generazione di giovani, anch'essi attraversati dal dolore, attenzione, dalla privazione, dalla sofferenza, dalla guerra, dalla fatica di essere nati in luoghi dove i tassi di alfabetizzazione sono ad esempio del 40%, perché pochi dicono che i paesi islamici hanno un tasso di alfabetizzazione bassissima e dunque attratti dall'ignoranza, gestiti da tutto ciò, e prendiamo un quindicenne, lo accogliamo, gli diciamo sì, ti rispettiamo, rispettiamo la tua fede, ti vogliamo bene, ti vogliamo far dimenticare tutto questo dolore, ed ecco qua, bam! Questo ci accende la bomba nella metropolitana. Ci accende la bomba nella metropolitana. Signori, io ho scritto un libro che si chiama O capiamo o moriamo. E sabato ne vedremo le prime copie a Riolo per la festa della croce. Ma è davvero questo, eh? È davvero questo. La devastazione del nostro orizzonte valoriale, diciamolo pure chiaramente, dalla radice cristiana che stiamo perpetrando in Occidente,
genera la devastazione delle nostre giovani generazioni ormai incapaci di gestire alcunché. Dall'altra parte c'è un rafforzamento violentissimo delle proprie ragioni anche in termini di revanchismo, diciamo così, una fede purtroppo praticata e vissuta è troppo spesso sfociante per quanto riguarda l'Islam, in un fondamentalismo radicale che produce l'attacco costante ai nostri contesti di vita, alle città, alle capitali europee, è costante. Londra, Parigi, Bruxelles, Barcellona, Berlino sono sotto attacco costante, compiuto sempre da giovanissimi. Andate a guardare l'età. In Non capiamo o moriamo troverete un capitolo con l'elenco di tutti gli attentati che sono stati compiuti ed è impressionante perché l'elenco è infinito e gli attori, cioè coloro che sono gli attentatori, sono sempre giovanissimi. E a proposito di rassegna stampa, noi la domenica non facciamo stampa e Vangelo, ma ieri sui giornali c'era la nuova strategia dell'ISIS, che era quella di andare a cercare attentatori adolescenti. Adolescenti più facilmente malleabili, più facilmente gestibili, più facilmente inviabili a morte certa o comunque a destinazione dell'attentatore, dell'attentato, di attentati che sono devastanti per la nostra collettività. Questa è la condizione in cui ci troviamo, signori miei, e non vogliamo neanche raccontarla, la nascondiamo sempre, in ogni parte. Nascondiamo il suicidio della ragazza genovese a pagina 25, non ne raccontiamo le motivazioni. Il racconto della vicenda di questo profugo quindicenne non è un racconto che trovate, ve lo faccio qui, ma non lo trovate dettagliato. Lo trovate bene se leggete il Daily Mail, se leggete l'Independent, se fate quello che ogni mattina prima di andare in onda, magari con qualche minuto di ritardo, cerco di fare, cioè avere un panorama anche della stampa internazionale, da dove traggo notizie che sulla stampa italiana non riverberano mai. Ed è quello che il lavoro di Stampa e Vangelo prova a fare, darvi le notizie che non trovate, che non trovate raccontate. Forse trovate i 15 righe tassellate in pagina 25 del Corriere della Sera sul suicidio di questa bambina, per esempio, ma non vi raccontano le motivazioni. Ve le dovete andare a trovare da soli. E allora Stampa e Vangelo fa questo lavoro, cerca di darvi un racconto complessivo di notizie che a mio avviso hanno una caratteristica evidente di raccontare il pericolo della crisi che stiamo vivendo. Saluto anche Francesca Immacolata Sciacqui che dice: spero che la censura Facebook sia finita, è bello sentirti. Di solito dopo alcune puntate di Stampa e Vangelo si accorgono che è meglio non farmi sentire più e mi censurano per un mese, quindi finché dura, ragazzi, fa verzura, come si dice, quindi approfittate. Intanto sta passando un elicottero che fa un po' di rumore. Simon Pietro Carta dice: perché parlare solo di ISIS quando è il Corano stesso che ordina di fare certi gesti? Sembra che se l'ISIS non rivendica non sia un attacco di natura islamica. Comunque l'ISIS rivendica, perché l'attacco di Londra, anche quello che loro provano a raccontare come un attacco di un lupo solitario, è in realtà un attacco rivendicato dall'ISIS. E il lupo solitario non era solitario, gli arresti sono già due, oltre a questo quindicenne diventato diciottenne, c'è anche un ventunenne arrestato ieri, insomma non è qualcosa da poco. Monica Consigliere dice: cosa è successo a Genova? Abbiamo aperto la rassegna stampa con il suicidio di una bambina di 12 anni a Genova per il dolore della separazione dei propri genitori, abbiamo raccontato questa vicenda. Saluto anche un Marco Langellotti che dice: abbiamo sete di notizie vere, grazie Mario. Io provo a fare questo lavoro, provo a disincagliare la verità e a fare in questa maniera il giornalista, come ho sempre fatto in 26 anni di onorato professionismo, dicendo quello che accade e spiegando perché ciò che accade deve allertarci, deve allarmarci. Alberto Cerutti dice: Berlusconi inneggia ancora il liberismo del centrodestra, il liberismo ha già fatto tutti i danni possibili ma nessuno lo capisce, e allora proseguiamo fino alla distruzione totale delle nuove generazioni. Bravo Alberto. Danilo Leonardi cita un'intervista a Piero Gheddo in tema di accoglienza e di aiutiamoli a casa loro, nella quale si spiega con chiarezza come sia inutile
ogni aiuto senza la liberazione portata appunto dalla cultura che poi alla fine è impregnata di cristianesimo, diciamoci la verità. Saluto Corrado dalla Sicilia, saluto Ottavio De Lutio, saluto Federico Pieroni, il divorzio è l'inizio della fine, devo ancora trovare un figlio del divorzio che non abbia ferite, gridiamolo dai tetti. Saluto Anna del Guerra. Ciao Mario, la mattina per noi mamme è un po' difficile seguirti, dobbiamo portare i bimbi a scuola. Comunque, grazie, che Dio ti benedica sempre per quello che fai, ti guardo con calma appena posso. L'idea è questa: fare la mattina per avere poi il video disponibile dalle ore 9 per essere visto anche durante tutta la giornata in differita, anche grazie alla capacità di condivisione che voi, quindi portate questo video sui vostri profili in maniera che più persone possano seguirla anche in differita. Basta usare il tasto condividi. Massimo Pistoia dice: il vuoto valoriale che soffrono i nostri ragazzi che spinge a trovare una motivazione di vita nell'arruolarsi dell'ISIS. Abbiamo pensato che togliere il sacrificio, dare ogni superfluo, risolvesse la crisi esistenziale dei giovani. Invece non è così. Non è avendo cose che curiamo i giovani, dando loro cose, ma dando loro un radicale senso della vita. Radicale vuol dire appoggiato su radici solide. Saluto Guido Mastrobuono, saluto Enzo Fortunato. C'è anche Emanuele Lubue, quindi Guido Mastrobuono, dirigente PDF Roma, Enzo Fortunato, PDF Puglia, Emanuele Lubue, PDF Torino. Stiamo facendo nord-centro-sud in un secondo, insomma, grazie davvero a tutti voi. Saluto anche Paola Polchi, Giulia Viganò da Milano, Liliana Dossi dal Trentino. Chiedo in particolare a Liliana, a tutti gli amici del Trentino, di organizzarsi bene, perché adesso abbiamo la nostra Giovanna Arminio che si è trasferita in Sicilia, quindi dobbiamo rifare un lavoro sul Trentino Alto Adige ed è giusto che Liliana Dossi, insieme a tutti gli amici del Trentino, possano dare una mano per una presenza importante in quella regione in vista delle elezioni politiche. Corrado chiede la diretta di sera. Saluto anche Giacomo, Cerbella, Maria Marrosu. I giovani, anche noi abbiamo bisogno di speranza e non di cose, verissimo. Giacomo Cerbella scrive dall'Umbria. Saluto Cristina Angelella, Giulio Suardi, Bruno Donà del PDF Verona, sempre più forte dopo la vicenda Toccatì, diciamo così, sempre più evidente la forza del PDF Verona, grazie alla presenza di Filippo Grigolini alla guida, agli eletti che abbiamo a Verona, penso a Zerman, a Cona, insomma a tutti gli amici eletti che abbiamo, grazie al grande sforzo che abbiamo compiuto sulla città scaligera. Saluto Roberta Amante che dice: buongiorno Mario, stamattina riesco a guardarti, ne sarà felice anche mia zia Anna Russo. Bene, salutiamo la nipote di Anna Russo, c'è Carmela Gaetani, Bobak Falamaki che ci saluta da Milano, c'è Mauro Chialastri, c'è Stefano Sigali dalla Versilia. Vi ringrazio davvero molto per la partecipazione anche alla puntata di oggi, che è una puntata che dobbiamo far girare. Cerchiamo davvero un mi piace, un condividi alla diretta. Se potete, invitate i vostri amici a venirci a seguire per seguire questa puntata di Maglia a righe, chiamiamola così, che credo dica delle cose importanti. In conclusione, fatemi dire, fatemi ricordare, questa è la settimana che porta alla festa di Riolo Terme. Sarebbe davvero bello ritrovarci tutti a Riolo sabato e domenica 23 e 24. Si apre la festa con la presentazione di O Capiamo o Moriamo con Costanza Miriano, ospite d'eccezione. Saranno 2 giorni davvero intensi. Bello ritrovarsi tutti se potete. Ho postato oggi il volantino con i numeri di telefono e tutte le indicazioni per partecipare alla festa nazionale della Croce. Seconda festa nazionale dopo l'esperienza di un giorno solo che facemmo a Bologna l'anno scorso. Quest'anno doppia giornata, 2 giorni con pernottamento, quindi possiamo fare bisboccia fino a tardi con tutti gli amici. Per chi non verrà, sappiate che Popolo da Famiglia TV farà la diretta da Riolo di tutti gli avvenimenti tranne la presentazione del libro. Questa è una cosa che resta un regalo a chi ci sarà e potrà vedere un unicum che è appunto
la presentazione insieme con Costanza Miriano. Tutto il resto sarà trasmesso dal Popolo della Famiglia TV, quindi il mio consiglio è andate sulla pagina Popolo della Famiglia TV e andate a fare un mi piace per avere poi gli aggiornamenti costanti dalla festa nazionale di Riolo. Saluto Stefano Gardini che ci sarà con la moglie Raffaella, è arrivato Luigi Cazzola, lo saluto dopo la Santa Messa. Monica Consigliere dice: oltre ai terroristi io mi inquieto anche di molta gente psicopatica che imita i terroristi, è un mondo malato davvero. Saluto Monica, un saluto anche Edi Gabbiani. Corrado è contento di avere la diretta di Popolo Famiglia TV, da quello che capisco. Vittoria Polacci pubblicizza già la tappa dell'Ocom Tour. Ocom sarebbe o capiamo o moriamo. L'Ocom Tour parte subito il 23 settembre, comunicheremo comunque venerdì un calendario con le prime 10 tappe dell'Ocom Tour, le prime 10 località, in 6 mesi toccheremo 100 località italiane. Il 7 ottobre saremo a Forte dei Marmi con Vittoria Polacci per salutare tutti gli amici della Versilia, magari del nord della Toscana, diciamo così, che vogliamo venire a trovarci. Faremo anche una tappa nel sud della Toscana il giorno prima ad Arezzo per aggregare appunto tutti gli amici delle varie realtà territoriali e incontrarle attraverso anche la presentazione del libro. Saluto Stefano Terraneo che mi sembra arrivato in questo momento e ci dà il buongiorno. Quindi ricordando anche ai dirigenti del PDF di Roma che domani alle 20.30 a largo dell'Ambaradam c'è il coordinamento PDF Roma, particolarmente importante perché domani variamo le liste per la presentazione del Popolo della Famiglia alle elezioni di Ostia del 5 novembre. Uno diceva le elezioni di Ostia, una cosa marginale. Ostia fa poco meno di 300.000 abitanti, poco meno di 300.000 abitanti, è la 13ª città italiana per popolazione sostanzialmente ed è più di Verona e Padova per capirci, quindi è un test molto importante per il Popolo della Famiglia. Ci vediamo al nostro coordinamento per varare le liste, saranno elezioni particolarmente importanti perché misureremo, ecco arriva Claudio Parisini, arriva Franco Brindisi, arrivano tutti i dirigenti del Popolo della Famiglia di Roma, misureremo quanto si indebolisce il consenso alla Virginia Raggi e al Movimento 5 Stelle, che a Ostia è anche molto forte, quindi vedremo che tipo di risultati. Io sono convinto che il Popolo della Famiglia è in grado di intercettare consenso grillino cattolico in uscita, i cosiddetti delusi dalla sbornia grillina, che a Roma dovrebbero essere molti, visto che questa città governata da Virginia Raggi è in condizioni pietose, perché un approdo palingenetico avaloriale produce una incapacità di governo per evidente mancanza di empatia con i bisogni reali della popolazione, che si misurano solo percependo i bisogni reali della famiglia. Lo ripeto, e anche la famiglia di Virginia è un'altra famiglia, no? Scoppiata, devastata, con separazioni, controseparazioni, amanti, storie, impicci finiti persino nei brogliacci giudiziari, lasciamo stare, insomma. Dunque, a Ostia, che è una condizione particolare perché c'è il 5 Stelle particolarmente forte, perché 5 giorni fa un sacerdote si è andato a spretare per andare a fare il candidato presidente del municipio di Ostia, un parroco purtroppo, e quindi noi vogliamo dimostrare anche al mondo cattolico che si può scegliere tra un prete spretato o tra un candidato veramente cattolico, e probabilmente un movimento cristianamente ispirato in grado di intercettare più consensi di un prete spretato che vuole fare il prete di sinistra, e dunque c'è da misurare anche questo tipo di elemento. Vogliamo dunque organizzarci nella maniera più adeguata possibile per avere il massimo di consenso nel territorio di Ostia, che ripeto è un territorio importantissimo anche perché popolato da quasi 300.000 persone, una popolazione superiore a quella di città importantissime come Verona e Padova, dove già abbiamo fatto risultati importanti
come popolo della famiglia. Un saluto anche a tutti gli amici di Avola che ci seguono, la Sicilia, dove abbiamo preso l'11,1%, lo ricordo, in quel di Avola. Saluto tramite Corrado tutto il coordinamento del PDF Sicilia guidato da Nicola Di Matteo, nostro coordinatore nazionale, che tra l'altro è protagonista di una riunione che faremo alle ore 11 oggi, che la vita, come capite, è infinitamente densa da queste parti. Per fortuna abbiamo la protezione, come sempre, di Maria Vergine, che accoglie il corpo di Gesù appena deposto dalla croce. Cerchiamo, insomma, come dire, di farci guardare le spalle, perché è inevitabilmente necessario. Elena annuncia appoggi Bonzi, De Mario Amato a un'ora da Arezzo, quindi saremo io ad Arezzo mentre Gianfranco Amato sarà appoggi Bonzi. Saluto Richard Hill, mio zio dall'Australia. Hi Uncle Richard, fatemi salutare da quel di Sydney anche Uncle Richard. Ragazzi, la sterminata famiglia, come vedete, in qualche modo si ritrova. Il mio zio ultra sessantenne da Sydney, Australia, è qui a seguire la diretta. Non so cosa capisca, perché non parla una parola di italiano, quindi lo saluto in inglese. Saluto Mauro Chialastri. La cosa veramente non comprensibile, dice Mauro, è un cristiano che dà il voto a movimenti che in Parlamento hanno approvato leggi contro i valori non negoziabili. Questa sarà la spiegazione che in 6 mesi daremo ai cittadini, spiegando perché bisogna votare Popolo della Famiglia e perché per una persona cristianamente ispirata è inconcepibile dare il voto a chi ha varato normative evidentemente in contrasto con la legge naturale e con l'ispirazione cristiana a cui uno dice di richiamarsi. Massimo Pistoia dice: quel che è peggio è che questo prete che lascia la tonaca, che dice Mario, si candida per il PD. In realtà si candida con una civica a sinistra del PD. Il PD non sa ancora che fare, se appoggiarlo o andare con la propria lista e il proprio candidato. Lo decideranno in queste ore, come stiamo decidendo noi. C'è poi una presenza molto forte anche di Casa Pound, oltre che il Movimento 5 Stelle a Ostia, e vedremo, insomma, chi se la caverà. Saluto anche Massimiliano Esposito, che è arrivato ora, che dovrebbe lavorare a un piccolo video nei prossimi giorni, spero di farvi avere. Saluto Federico Pieroni da Perugia, arriva in ritardo anche Giuseppe Brienza, ma siamo felici di averlo tra noi, anche lui dirigente del Popolo della Famiglia di Roma, chiamato domani al coordinamento romano che deciderà l'approccio programmatico e le liste per la nostra presenza alle elezioni di Ostia. Saluto Marco Langellotti. Allora, arriva anche un abbraccio da Cagliari, da Giancarlo Azzeni, rinnovando l'invito a tutti voi ad essere presenti a Riolo Terme a partire dalla presentazione che inaugura la Festa Nazionale della Croce alle ore 15:30 di sabato, Riolo Terme, tutti a Riolo, invitandovi a fare un mi piace a questa diretta, un condividi sulla vostra pagina, affinché sia percepibile anche in differita da coloro che arrivano magari con un po' di ritardo alla diretta mattutina, rinnovandovi la richiesta di preghiere, perché questa è una settimana particolarmente importante per il Popolo della Famiglia, fatemi dire anche per me personalmente, perché tra 3 giorni finalmente toccherò con mano questa opera che ho partorito a 4 anni da Voglio la Mamma, che è O capiamo o moriamo, quindi sono particolarmente affezionato, diciamo così, come ogni scrittore alla propria creatura. Vediamo come viene fuori e vediamo cosa combinerà. Saluto Massimiliano Amato, che ha inventato il saluto con cui ci stiamo salutando in questi giorni, a Riolo, e l'invito, lo ripeto e lo reitero a tutti gli amici, salutando tramite Massimiliano Amato anche il nostro segretario nazionale Gianfranco Amato, che stasera credo farà la puntata della sua trasmissione su PDF TV liberamente. Dicevo, salutando tutti voi e invitandovi a fare un ultimo mi piace, un ultimo condividere la diretta sul vostro profilo per la percezione anche indifferita delle argomentazioni che abbiamo usato, delle cose che abbiamo detto, forse di una qualche rilevanza in questa puntata. Massimiliano Amato ci ricorda che la puntata di Gianfranco Amato
va in onda dalle 21 oggi su PDF TV, dunque dalle 21. Mutando l'hashtag da Danilo Bassan a Riolo a Riolo, che ha scritto appena ora sulla pagina dei commenti di questa nostra diretta, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con la diretta di Stampa e Vangelo, sempre alle 8 del mattino, più qualche minuto, diciamo, ci date sempre il quarto d'ora accademico, grazie per la pazienza, salutando anche Alberto Agus, il nostro leader in Sardegna, che sta lavorando alla costruzione delle liste in vista delle politiche. Saluto anche Don Massimo Lapponi, che ci scrive dallo Sri Lanka: è necessario realizzare espressioni valide ed efficaci di una cultura cristiana forte, che si contrapponga al diluvio di espressioni deteriori di un pseudo cristianesimo annacquato. Questa è l'opinione giustissima di un sacerdote coraggioso come Don Massimo Lapponi, che potete leggere tutti i giorni quasi sul quotidiano La Croce, che chiedo sempre di sostenere se potete con un abbonamento, per far sì che magari da qualche settimana, qualche mese, possiamo tornare anche cartacei, che sarebbe un obiettivo che vorremmo davvero centrare. Saluto anche Massimo Dal Passo, Francesca Florio, Francesco Ferraro, Giuseppe Focone, il PDF Napoli. Saluto tutti gli amici che spero di incontrare davvero a Riolo, a Riolo, sabato pomeriggio alla presentazione di O Capiamo o Moriamo. Saluto Anna Ciappa, che è arrivata anche lei. Saluto Orazio Filippelli, Tamara Linolfi, una buona giornata. Noi ci ritroviamo domani più o meno alla stessa ora per la diretta di Stampa e Vangelo. Faccio però in tempo a salutare anche Milena Brindisi Trabona e Cesare Fanfani, che sono, o almeno ho visto, diciamo così, in extremis. Chissà quale sarà la maglietta con cui ci presenteremo domani mattina per la diretta. Prima o poi esaurirò, diciamo così, il plafond di t-shirt e ricominceremo con i colori consueti. Grazie davvero a tutti voi, anche ad Anna Scapin, ad Andrea Cantiello, a Nicola Ocello, ad Alberto Mori e a tutti gli amici che hanno seguito la puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Da Maria Linolfi, una buona giornata a tutti.